Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora su Final Fantasy IV. Puntata particolare perché nella scorsa abbiamo perso addirittura Young e abbiamo perso anche Sid, che si è sacrificato per noi appunto per permetterci di scappare da Golbez. Adesso torniamo al castello. Perché dobbiamo parlare appunto con gli scagnozzi, i meccanici di Sid. Quindi devo riuscire a trovare effettivamente dove si trovavano i meccanici di Sid. Proprio perché così potranno magari darmi qualche aggiustamento, qualche cosa alla nave e mi permetteranno comunque di essere un po' più forte dal punto di vista volante, spero. Qui nel frattempo abbiamo già preso tutti i tesori possibili e immaginabili. Ecco, qua ci sono i ragazzi. Un gancio speciale sull'Enterprise, ci vorrà solo un attimo. Bene. Che se non sbaglio, il gancio speciale mi permetteva di poter prendere l'Overcraft e poterlo po posizionare dove voglio io? Non ricordo. Non ricordo. Fatto. Adesso potete volare ovunque con l'Overcraft fissato all'aeronave. Esatto. Per agganciare l'Overcraft, posizionatici sopra con l'Enterprise. Ok, premi. Ora raggiungere la caverna di Eblan e la torre di Babil non è più un problema. Spostamenti in mare dove l'acqua è più bassa. Esatto. Ok, perfetto. Adesso non dobbiamo far altro che prendere l'Overcraft e iniziare così, la nostra esplorazione per quanto riguarda anche gli altri ambienti. Loro ci hanno parlato appunto di poter utilizzare. Ecco, qua possiamo prendere il gancio. Perfetto. Loro ci hanno detto praticamente di poter utilizzare adesso l'Overcraft per raggiungere la torre di Babil e la caverna di non mi ricordo dove, che dovrebbero essere comunque in queste zone. No, questa è la caverna. No, questa non c'entra. Ci sono praticamente delle altre zone. Aspetta, fatemi vedere che forse erano qua. Qua per ora comunque il livello è troppo alto, quindi non posso ancora riuscire a farcela, purtroppo. Però da qui, esatto, qui c'è la caverna. Qui c'è una caverna, esatto, e qui c'è appunto la torre di Babil. Quindi noi dovremmo andare qui, ovvero in questa caverna e poi successivamente la torre di Babil. Ovviamente la caverna non possiamo atterrare con la nave, quindi per questo abbiamo bisogno di posizionare l'Overcraft. Lo posizioniamo perché da qua poi dobbiamo raggiungere la nave, visto che qua noi, come potete vedere, non possiamo atterrare in nessun modo. Anche se dovessimo atterrare qui, a piedi non possiamo arrivare. Prima però di fare questo, io voglio fare un piccolo giro per vedere se ci sono altre zone che posso raggiungere con l'Overcraft, perché magari me lo porto, me lo trascino e poi dopo vi faccio sapere. Eccoci ragazzi, ci troviamo praticamente in questa zona, ovvero vicino alla cittadina di Mithril, perché praticamente ho scovato una zona appunto dove utilizzare l'Overcraft per raggiungere questa caverna, ovvero la caverna di Adamantart o di Adamant in questo caso. Ho letto che praticamente il tizio, perché non lo ricordavo assolutamente, ho letto che praticamente il tizio dentro la caverna cerca la coda, è più una coda di un animale, e più precisamente cerca una, devo prendere appunto una coda di topo, che praticamente si trova nella città degli Eidolon, quindi praticamente noi non possiamo ancora raggiungerlo perché tecnicamente la cittadina degli Eidolon dovrebbe trovarsi nel supramondo, se non sbaglio, perché infatti esiste anche il mondo, quello appunto del supramondo. Quindi per il momento dobbiamo prendere l'Overcraft, ce lo portiamo
E possiamo raggiungere appunto la torre di Babil tramite la caverna che ci avevano suggerito poco fa i compari di Sid, ecco. Eccoci qua. Allora, posizioniamo l'Overcraft qui. Poi, ecco, qua possiamo atterrare. Eccoci qua. Sì, però adesso parcheggiati. Bene. Ed entriamo. Caverna di Eblan, quindi finalmente siamo giunti nel luogo appunto per proseguire la nostra storia. Quindi iniziamo l'esplorazione, vediamo quanto ci stiamo ovviamente per esplorare tutto e male che vada poi deciderò di dividere la puntata o vedere un po' la situazione. Allora, no, questa è la zona dove dobbiamo andare, quindi no, dobbiamo esplorarla tutta. Nel frattempo vedrò. Zanna di vampiro, che non mi interessa proprio. Ah, qua vedete, si può continuare. Allora, qui c'è praticamente. C'è un qualcosa che bisogna fare perché. Ecco. Di per sé i nemici non sono neanche tanto difficili da sconfiggere. Shuriken e Panacea. Bene, siamo al 99%, perché l'1% appunto sarà lì quando andrò per continuare la nostra strada. Allora, magari questa puntata la faccio un po' più lunga, dato che quella scorsa è venuta un po' più breve. Quindi. Ecco qua, il primo sotterraneo della caverna, liquori di Bacco. Carucci. Carucci. Oddio. Quante stanze? Eh? E tu chi sei? Ah, un umano. Ah, ma qua c'è. Figo. Qua cosa c'è? C'è il negozio oggetti che vende comunque oggetti particolari. Che vabbè, non mi interessano. Invece, cosa che voglio fare assolutamente, se mi ci fai parlare, sì, 700 gail te li do volentieri. È questo, ovvero riposare alla locanda. Più che altro per avere di nuovo gli MP full con Ridia. Mi serve necessariamente avere i suoi MP full, perché lei comunque. Campa grazie alle magie. Noi siamo di Eblan e ne siamo orgogliosi. Bene. Tu cosa vendi? Ah, gli scudi. Scudo Gelum, armatura Gelum e veste nera. L'armatura Gelum, alla fine per due solo di difese in più, spendere 25k, sinceramente non ce li spendo. Scudo Gelum neanche per avere due punti in più della difesa magica. Sinceramente, non ne vale la pena. Qui asta potente. Ecco qui il brando Gelum che possiamo utilizzarlo, ma già noi lo possediamo, nel senso già lo utilizziamo. Quindi va bene così. Lancia Gelum, tecnicamente è quella che abbiamo con Kane. Quindi non abbiamo nessun problema. Kunai, che per il momento non possiamo utilizzare nessuno. Boomerang, arco assassino, che già l'abbiamo. Frecce velenose. Shuriken, che già lo abbiamo. Quindi diciamo che per il momento siamo messi piuttosto bene come equipaggiamento di per sé in generale. Andiamo avanti. Qui non c'è nulla. Qui si proseguirà sicuramente per andare avanti. Andiamo di qua. Ecco, qui c'è qualcosa che forse ci può interessare. No, tutte persone ferite, tutte persone che stanno male.
Io ero il sindaco. No, il siniscalco del castello. Sei sindaco? Dove l'ho letto sindaco? Cioè, perché ho letto sindaco? Ok, quindi ci sono questi ninja. E noi già, sapendo parola ninja con Final Fantasy 4, un pochettino già possiamo sapere dove andiamo a parare. Etere, ottimo. Mi va assolutamente bene l'etere. Gli eteri non sono mai abbastanza ormai. Tenda, ok. Qui si continua ad andare avanti. Qui c'è un ninja addirittura. Il principe da solo verso quella torre. Chi sarà questo principe? Penso che noi già un po' tutti lo conosciamo. Allora, io qua non so se effettivamente ci sono dei passaggi segreti. Allora, andiamo avanti perché qua per il momento non mi ricordo di avere, cioè di ricordare passaggi segreti. Fermate il principe. Ecco, infatti, perché adesso qua dovremmo scendere. Allora, un'altra cosa che invece volevo fare è, dato appunto il spada fuoco, ma addirittura, ah no, mira. Dato che ecco, voglio utilizzare la lancia, l'ascia dei nani. Perché qua comunque non ci sono troppi avversari deboli al ghiaccio. Quindi preferisco andare un po' più aggressive con i danni. Ed evitare comunque altri tipi di problemi. Esatto, qui c'è il primo forziere che contiene una gran pozione. Un padiglione. Gran pozione ancora. E guardate quanti forzieri ci sono qui. Perfetto. Assolutamente perfetto, oserei dire. Cecil sta migliorando a vista d'occhio e i danni sono belli ingenti come piacciono a me. Il principe. Allora, proseguiamo. Madonna mia, quanti forzieri! C'è di tutto! Aspetta, d'argento? Cos'era d'argento? Ho letto qualcosa d'argento, ma forse era la campana d'argento? Non credo sia un equipaggiamento. Sono andato troppo veloce e non ci ho fatto caso. Sì, sarà sicuramente una clessidra d'argento. Bene. Qui c'è un altro forziere. Filo di ragno. E là ci sono però anche quegli altri forzieri che però non ho come prendere. C'è un'altra strada che mi porta dove? Vediamo. Ah, mi porta qui, guarda che bello, vedi? Un altro shuriken. Ago dorato. Qui cosa c'è? Ah, qui c'è, vedi, un luogo per salvare. Qui c'è passaggio segreto. Un'incisione. Una sanguinaria. Ma è un'imboscata, ovviamente. Easy. Ah, va bene, dai, questi qua sono scarsi. Qua andiamo di bufferaga, visto che non ho i brandi, quelli là. Quelli gelum, perché non li sto usando per il momento, non mi interessano. Queste sono battaglie che vi farò vedere perché, per l'appunto, fanno parte delle imboscate, quindi diciamo sono una sorta di difficoltà nel gioco, quindi non le vado a tagliare. Gli altri combattimenti casuali sì, ma questo invece preferisco di no, perché voglio farvi vedere appunto la sfida per prendere anche le armi. Benissimo. E abbiamo preso la sanguinaria, che è una bella spada. Nel frattempo qua prendiamo altri livelli. Equipaggia Cecil, ovviamente.
Scendiamo. Sanguinaria. Ah, però peccato. Assorbe PV del bersaglio. Però non ci permette di poterle equipaggiare perché ovviamente è abbastanza debole. Va bene, va bene, va bene. Torniamo indietro. Qui è un'occasione ottima per poter salvare. Quindi io direi di salvare. Salviamo qui nello slot 3. Ok. E continuiamo ancora la nostra avventura. Vediamo da questo lato effettivamente dove spuntiamo. Perché. Ecco, qui non possiamo intercedere perché guardate chi c'è, un personaggio che in questo momento sto rivalutando tantissimo, anche se vabbè, dai, guardiamoci la scena. Sono Edge, principe di Eblan. Eccolo qui, il nostro Edge, personaggio su Opera Omnia che adesso è una bestia. Eblan, mai sentito? Te lo faccio ricordare subito. E ora vedremo come Edge prenderà botte come se non ci fosse un domani. Eccolo lì con i suoi kunai da ninja. Boom! Madonna mia, l'ha quasi shottato. Io ovviamente non sto facendo niente. Questa è una, diciamo, una battaglia. Una battaglia automatizzata. Quindi lui assorbe il fuoco. Quindi con lui a utilizzare le armi Gelum sarà interessante. Interessante. Brava Lidia. E Jin Ninja entra nella squadra, quindi anche lui adesso fa parte del nostro team. Sistemiamo l'equipaggiamento. Eccolo qui, Edge. Abbiamo un coltello di Mithril che però ovviamente a lui non servirebbe tantissimo. Dovrebbe avere comunque un equipaggiamento già abbastanza buono per i suoi standard. Ecco, potrei dargli soltanto il bracciale potente giusto per dargli un po' di attacco in più, che non è assolutamente male. Messo in prima fila anche lui. Però per il momento non voglio andare da questo lato. Non voglio andare da questo lato perché ovviamente implicherebbe il continuo della storia. Mentre noi. E vi stavo dicendo, mentre noi invece dobbiamo ancora continuare l'esplorazione di queste caverne. Allora, di qua io non vorrei che ci sia forse qualche passaggio segreto. Perché. Esatto, perché vedete? Cioè, la strada è troppo piccola. Elisir, che l'avevo. Oh, abbiamo ottenuto anche qua gli Elisir. Saliamo di qua. Allora, esatto, continuiamo da questo lato. Vediamo un po' quello che ci offre la casa.
Quindi c'è un passaggio segreto di qua, perché vedi? Forse è qua. No. C'è un passaggio segreto. Allora, di là. Allora, vedete, là c'è praticamente questa situazione che è interessante. Qui non c'è nulla. Ok, quindi proseguiamo da quel lato. Allora, lì c'è un passaggio segreto. Devo prendere sto passaggio segreto. Ora bisogna capire solo dove bisogna andare da questo lato. Eccolo, vedete, c'era il passaggio segreto. C'era il passaggio segreto. Perché 99? Cos'è che mi manca di sta mappa? No, un secondo, non capisco perché 99. Ho sbagliato testo. Allora, vediamo se posso utilizzare teleporto qua. Oh, qua lo posso usare, ok. Allora, usiamolo. Benissimo. Faccio un taglio e ci vediamo dopo. Bene, signori, sono riuscito finalmente ad esplorare la caverna. Sbaglio sempre tasto, porca miseria. Allora, ho trovato il passaggio segreto, quindi continuiamo ad andare avanti. Qui ho un 99% che non capisco da cosa è dato, a dire la verità. Perché, cioè, ho esplorato tutto, tutti i bordi sono. Diciamo, non c'è niente che ho lasciato frastagliato. Allora, sì, da qua sempre 100%, quindi posso andare dall'altro lato tranquillamente. Così continuiamo la nostra avventura, anche se in realtà molto probabilmente adesso stacco qui, salvo e stacco, perché comunque ho registrato già parecchio, e nella prossima. Stavo dicendo che appunto salveremo qui, utilizzerò anche la tenda, in modo tale che nella prossima puntata possiamo ricominciare l'esplorazione appunto della torre di Babil. Quindi, sì, risalviamo sul file 3. E ci possiamo salutare. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.